La raffineria è pronta. Le mille fiamme del forno, il più grande installato in Europa, si accendono in una notte dello stesso mese di gennaio, dando l'avvio ai processi di produzione. Da quel momento, una fiamma, la gigantesca candela, simbolo delle raffinerie, arderà perennemente nel cielo sardo. Per terra o per mare, il prodotto finito prende le vie del mondo. Nei dintorni di San Rocco, Villa San Pietro, comunque nei territori a fianco a San Rocco, che l'inquinamento è proprio appoggiato sulla nostra testa. Le piante, il terreno, tutto quanto, è tutto quanto inquinato. Vi posso dire solo una cosa, che mi è capitato di pulire ventrami di agnello che pascolavano nei dintorni della raffineria e abbiamo dovuto buttare via tutto perché aveva odore di zolfo. Ho pescato io stesso una spigola, l'ho presa, tu immagina, l'ho presa a Santa Margherita di Pula, che diciamo è abbastanza dietro, questa, da qui saranno, dalla raffineria saranno, fai 15 km via mare, eppure aveva sapore diesel. Il Chip 6 è stato pensato originariamente per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili ed è evidente che lo scarto e la lavorazione del petrolio non è una fonte rinnovabile. La Saras e tutte le industrie sono inquinanti di per sé, soltanto a vederle. Quando ci sono degli incendi o quando qualche impianto va in blocco, l'allarme della Saras suona sempre, quindi viene paura. Con le ditte esterne si è sicuro che il lavoro viene fatto, risparmi minimo il 30% e il lavoro viene fatto nei tempi giusti. Ed ecco che perché succedono anche queste gare d'appalto a bassi costi e ci sono anche questi incidenti sul lavoro. Per questo motivo, perché si va al ribasso sempre. E quella ditta che si prende il lavoro a basso costo per stare nei tempi, turni massacranti, sicurezza ciao, ecco dove è il problema. I lavoratori a rischio amianto. Che un giorno chiacchierando con loro e ho chiesto che tipo di test vi fanno fare, no perché ci controllano, sì no perché ci controllano, ma cosa controllano? Perché i controlli essenziali sono radiografia del torace, funzionalità respiratoria e poi uno importantissimo che è l'esame del catarro. Il catarro deve uscire dai bronchi per essere esaminato, perché le fibre terrificanti dell'amianto si incastrano nei bronchi. Quindi per vedere se ci sono o non ci sono va studiato il catarro. Sapete cosa fanno? Li fanno sputare, quindi sputano la saliva che si produce nel cavo orale in bocca e analizzano la saliva dove è chiaro che non c'è un accidente lì. Lo studio biomolecolare ci fa vedere che l'esposizione a idrocarburi policiclici aromatici presenti nelle polveri fini e al benzene ha comportato un danno potenzialmente reversibile, ma un danno al DNA.
La malattia che aveva mio padre non è di tipo genetico, non è ereditaria, è un cancro un po' raro, diciamo, di cui noi non sapevamo neanche l'esistenza, pensavamo potesse capitare solo agli altri. Quando invece è arrivato abbiamo capito che quegli altri siamo anche noi.